Buongiorno, siamo al video secondo che tratta Tommaso Moro e quindi rimando al primo video tutti coloro che non avessero appunto avuto la possibilità di vederlo per poter ricollegare il discorso che qui stiamo cercando di proseguire, di continuare. Eravamo giunti al momento in cui Tommaso Moro cercava di editare finalmente il proprio libro, il proprio testo che diventerà poi Utopia, ma che inizialmente si chiamava in un modo differente. Vi ricordo solo, ecco, che prendiamo le nostre informazioni dal testo di Will Durant, tratto appunto dalla sua più ampia collezione di Storia della Civiltà, e il volume è il volume secondo, La Rivoluzione Religiosa, di questa grande serie, ecco, di libri redatti nell'arco di un cinquantennio. Prendiamo il libro secondo della parte dedicata alla rivoluzione religiosa, il periodo che va dal 1517-1564, di questa monumentale opera fatta da Will Durant in collaborazione con la moglie nell'arco di un cinquantennio, unitamente poi alla storia della filosofia, questa è la storia della civiltà, e dicevo per avere una sua interpretazione in merito al pensiero e al personaggio di Tommaso Moro. Qui evidentemente non è concepito tutto quel che Tommaso Moro fece, disse e operò, e ci limitiamo semplicemente a prendere atto di quel che Will Durant, tra l'altro dal suo punto di vista, disse intorno a Tommaso Moro, esattamente come in passato abbiamo fatto per Erasmo da Rotterdam e anche per tanti altri autori e altri movimenti di pensiero o movimenti storici. Bene, parlavamo quindi di questo libro che si stava ormai definendo e stava prendendo le forme, e avevamo detto che verso il 1520 divenne l'argomento del testo di Conversazione del Continente. Moro lo aveva intitolato inizialmente come Nusquama, in nessun luogo, tradotto proprio dal latino, e non sappiamo chi ebbe la felice idea di cambiare il titolo durante la stampa, nell'equivalente greco Utopia. La trama del racconto era così ingegnosa che molti lettori, ecco, scrive ancora Will Durant, la presero come una storia autentica e si diceva che un missionario avesse addirittura progettato di recarsi a convertire gli utopisti al cristianesimo, quindi addirittura, ecco, questo aspetto. Moro era stato inviato da Enrico VIII con un'ambasciata a Bruges nel 1515 e qui era passato ad Anversa con una lettera di presentazione di Erasmo per Peter Giles. Nell'introduzione Giles presenta Moro a un marinaio portoghese, barbuto e consumato dalle intemperie, Raphael Idotae, in greco esperto della sciocchezza, che era partito con Amerigo Vespucci nel 1504. Si era spinto intorno al globo, 6 anni prima del viaggio di Magellano, e aveva visitato nel Nuovo Mondo un'isola felice, i cui abitanti avevano risolto la maggior parte dei problemi che tormentavano allora l'Europa. L'edizione di Lovagno rese la finzione più verosimile, permettendo un'incisione in legno dell'isola e un saggio sulla lingua di Utopia. C'era però un errore che rivelava l'artificio. Le digressioni di Itoldai, per lodare l'arcivescovo Morton, sono molto più vicine alla gratitudine di Moro che alle esperienze del marinaio. È inevitabile che avvenga anche questo, quando si prende a pretesto un personaggio terzo sul quale poi si calano i propri pensieri, le proprie idee e i propri giudizi anche personali. L'immaginario magellano descrive il comunismo degli isolani. Tra gli utopisti, essendo tutte le cose in comune, tutti hanno in abbondanza ogni cosa. Penso a tante nazioni dove ciascuno chiama le cose che ha ricevuto beni personali e individuali. Ritengo con Platone che tutti gli uomini dovrebbero avere e godere in parti uguali delle ricchezze e delle cose utili. Poiché dove ogni uomo, in forza di certi titoli e pretese, strappa e detiene per sé tutto quello che può, talché soltanto alcuni dividono fra loro tutte le ricchezze, agli altri rimane indigenza e povertà. Ecco, questa è la sua interpretazione, soprattutto legata a una forma di comunismo non storico, ma di comunismo proprio delle origini, a cui tante volte è stato perfino avvicinato una certa rilettura del Vangelo, per quanto sia anche quella traviata e traviante. Però ecco, in questo caso si parla di comunismo nel senso letterale del termine e non di comunismo storico o tantomeno politico. Si parla del mettere in comune, letteralmente, proprio communis, mettere in comune le cose, del fatto di condividere, insomma, cum divido, divido insieme ad altri. In Utopia, dice ancora Will Durant, ogni uomo porta quello che produce al grande magazzino comune e ne riceve tutto ciò di cui abbisognava.
Nessuno chiede più del sufficiente, poiché la sicurezza dal bisogno previene la cupidigia. I pasti vengono consumati in comune, ma se uno lo desidera può mangiare a casa. In utopia non esiste denaro, non si usa acquistare a buon mercato e rivendere a prezzi alti. Sono sconosciuti furti, truffe e liti per la proprietà. L'oro non entra nella circolazione monetaria, ma viene impiegato nella fabbricazione di cose utili, come per esempio i vasi da notte. Quindi niente valore monetario, niente valore comunque economico viene dato, viene conferito anche al metallo, ecco. Viene conferito un uso pratico, valore per uso pratico. Non si conoscono carestie o anni magri, poiché i magazzini comuni mantengono una riserva per i casi di emergenza. Tutte le famiglie partecipano ugualmente con i loro membri sia all'agricoltura sia all'industria. Per poter assicurare un'adeguata produzione sono richieste a ogni adulto 6 ore di lavoro al giorno e la scelta dell'occupazione è condizionata dai bisogni collettivi. Nulla che non sia un bisogno collettivo viene concepito in questa isola ideale, diciamo così. Gli utopisti sono liberi dalla fame e dal timore, ma non sono liberi di vivere sfruttando il lavoro degli altri. Anche in utopia esistono leggi, ma sono semplici e poche, e si prevede che ciascuno difenda le proprie questioni, senza alcun bisogno di avvocati che non sono permessi. Quindi nessun tipo di burocrazia o di interpretazione. La legge è talmente nitida e lineare e soprattutto parca nella sua argomentazione che non dà problemi di interpretazione poiché la legge è già tutta lì contenuta e quindi va soltanto applicata. Gli utopisti sono, anche in utopia, ecco, dicevamo, esistono leggi, ma sono semplici e poche. Si prevede che ciascuno difenda le proprie questioni, senza alcun bisogno di avvocati che non sono permessi. E avevamo concluso qui. Quelli che violano le leggi sono condannati per un certo periodo a servire la comunità come schiavi. Eseguono i compiti più sgradevoli, ma dopo aver terminato il loro turno ritornano con piena parità insieme ai loro compagni. Una semplice punizione temporanea viene quindi inflitta e irrogata a colui che l'ha appunto meritata. Coloro che ripetutamente e gravemente si rendono responsabili di delitti vengono messi a morte. La scorta di schiavi viene aumentata attraverso il riscatto dei prigionieri condannati a morte in altri territori. E poi vediamo alcuni aspetti dell'organizzazione statuale e sociale, soprattutto e familiare, di questa isola di utopia. L'unità sociale in utopia è la famiglia patriarcale. Le mogli obbediscono ai mariti, i figli e i genitori. La monogamia è l'unica forma di unione sessuale permessa. Prima del matrimonio si consiglia ai fidanzati di osservarsi reciprocamente nudi, così che possano accorgersi in tempo dei difetti fisici e se questi sono gravi il contratto può essere annullato. La moglie dopo il matrimonio va a vivere con il marito nella famiglia del padre di lui, quindi proprio una logica contrattualistica, ecco, anche in termini di costituzione della nuova famiglia viene qui adottata. Il divorzio è permesso. Per adulterio e con libero consenso vicendevole, condizionato dal giudizio del consiglio comunale. Ogni anno gruppi di 30 famiglie scelgono un filarco che le governi e gruppi di 10 filarchi scelgono un capo filarco per amministrare un distretto di 300 famiglie. I 200 filarchi rappresentano il Consiglio nazionale che elegge a vita il principe o il re. E adesso vediamo qual è il compito fondamentale di questi filarchi. Il compito fondamentale dei filarchi è quello di difendere la salute della comunità, preoccupandosi della purezza dell'acqua, dell'igiene pubblica, delle cure mediche, ospedaliere, insomma di tutto quello che noi oggi chiamiamo il welfare. E poi, ecco, più avanti si dice anche che i governanti organizzano l'educazione dei bambini e degli adulti, accentuano l'istruzione professionale, aiutano la scienza e scoraggiano l'astrologia, la divinazione e la superstizione. Tutto ciò che è frutto della superstizione viene bandito da quest'isola. Possono dichiarare guerra ad altri popoli se lo ritengono necessario al bene della comunità. Essi stimano giustissima causa di guerra il fatto che alcuni popoli trattengono un territorio vuoto e libero senza sfruttarlo per fini buoni o vantaggiosi, impedendone l'accesso ad altri che, per legge di natura, dovrebbero nutrirsi o giovarsi di questo. E queste sono proprio le parole che usa Tommaso Moro, come se ci fosse questa libertà nell'attaccare un altro popolo, peraltro sovrano, un altro Stato, che lascia libero il proprio il territorio e non lo utilizza per i fini appunto sociali che deve invece darsi. Ma, continua Willdurandt, gli utopisti non esaltano la guerra. La odiano, poiché non è altro che un'espressione di brutalità e, contrariamente alle idee di quasi tutte le altre nazioni, stimano come la cosa più ingloriosa la gloria derivata dalla guerra. Le
La religione, vediamo come si sistemano le cose in ambito religioso. La religione in utopia è quasi ma non completamente libera. Viene tollerato ogni credo, tranne l'ateismo e la negazione dell'immortalità umana. L'utopista può, se lo desidera, adorare solo la luna, ma coloro che usano violenza di azione o di parola contro qualsiasi religione riconosciuta sono arrestati e puniti perché le leggi cercano di impedire la lotta religiosa. E vediamo le punizioni previste per i negatori invece dell'immortalità. Ecco, questi non vengono puniti, ma sono esclusi dalle cariche pubbliche e si proibisce loro di esprimere le loro idee a chiunque, tranne a preti e uomini di gravità. Per il resto, e vediamo ancora le parole di Tommaso Moro citate da Will Durant, è legale per ogni uomo favorire e seguire la religione che vuole e fare del suo meglio per portare gli altri alle proprie opinioni, purché lo faccia pacificamente e con moderazione, senza fretta e senza rimproverare e inveire astiosamente contro gli altri. Così, prosegue Durant, in utopia esistono varie religioni, ma, ancora con Moro, interviene, la maggiore e più saggia parte crede in un divino potere sconosciuto, eterno, incomprensibile, inesplicabile. Quindi qui dà anche gli attributi della divinità, no? Che sono quelli della inconoscibilità sostanziale da parte dell'uomo a livello intellettivo, molto superiore alla conoscenza e alle capacità dello spirito umano, diffuso attraverso il mondo. Il monachesimo è permesso, purché i monaci siano anch'essi attivi con opere di carità e di pubblica utilità, come per esempio riparare strade e ponti, pulire fossati, tagliare legname e agire come servi, perfino come schiavi. Possono inoltre sposarsi se lo desiderano. Questa era un'apertura, ampia, molto ampia per l'epoca, ecco. Anche qui vivono preti, ma anch'essi si sposano. Ecco qui che ritorna proprio l'ottica protestanteggiante del pastore che si forma una famiglia ed è comunque un uomo tra gli uomini. Lo Stato considera giorni festivi il primo e l'ultimo giorno di ogni mese e anno, ma negli esercizi religiosi di queste feste non si vedono nelle chiese immagini di Dio. Anche qui un rimando al protestantesimo, per cui non ti farai immagini di ciò che sta nei cieli. E non si usano preghiere se non quelle che ciascuno può chiaramente pronunciare senza offendere le altre sette religiose. In questi giorni di festa le mogli e i figli si prostrano innanzi ai propri mariti o genitori, chiedono perdono per le offese commesse o per qualche dovere trascurato e nessuno deve recarsi in chiesa senza essersi riappacificato con il proprio nemico, prima magari di essersi anche genuflesso di fronte. È una caratteristica cristiana, ma il giovanile umanismo di Moro appare nella sua parziale accettazione dell'idea greca del suicidio. Se un uomo soffre di una malattia dolorosa e incurabile, gli è permesso e viene incoraggiato a porre fine alla propria vita. In altri casi, secondo Moro, il suicidio è vigliaccheria e il cadavere deve essere gettato in sepolto in una fetida palude, addirittura, cioè veramente qui arriviamo alle conclusioni più tragiche. Non sappiamo fino a che punto tutto questo rappresentasse le convinzioni di Moro, realmente di Tommaso Moro, quanto appartenesse a Erasmo e quanto fosse semiseria immaginazione. Tuttavia, il giovane politico operò un'accurata distinzione tra il proprio pensiero e il socialismo dei suoi utopisti. Sono dell'opinione, gli dice Aitor Dei, che gli uomini non potranno mai vivere nella ricchezza laddove tutte le cose sono in comune. Poiché come può esservi abbondanza di beni dove l'interesse al proprio guadagno non spinge al lavoro, mentre la speranza nella fatica degli altri induce alla pigrizia? Non è possibile che tutto sia giusto se tutti gli uomini non sono giusti. Io penso che questi non siano giusti ancora per molti anni. Tuttavia, qualche simpatia per il pensiero radicale deve aver pur ispirato una così vasta rappresentazione di un'idea di messa appunto in comune di tutti i beni che Will Durant chiama ancora comunista nell'accezione però letterale del termine e non politico, storico-politica del termine stesso. Altre pagine dell'Utopia criticano con irata severità lo sfruttamento dei poveri da parte dei ricchi. L'espropriazione degli appezzamenti di terreno, una volta comuni da parte dei signori inglesi, viene condannata così minuziosamente con tale spirito da apparire incredibile in uno straniero. Veramente abbiamo questa immagine così violenta proprio, anche così severa. Dice infine Aitor Dei a Moro, e poi così concludiamo questa rapida carrellata: l'irragionevole avidità di alcuni ha portato alla completa rovina la vostra isola. Non tollerate più che questi ricchi comprino il più possibile, monopolizzino, accaparrino e mantengano con il loro monopolio il mercato sui prezzi scelti da loro. Quando considero e valuto tutte queste ricchezze comuni che ora fioriscono dovunque, non riesco a scorgere nulla. Dio mi aiuti se non una certa combriccola di ricchi che promuovono il proprio profitto sotto il nome e la definizione di ricchezza comune.
inventano ed escogitano tutti i mezzi e gli inganni per avvantaggiarsi e abusare del lavoro dei poveri, compensandolo al minimo. Questi espedienti diventano poi legge. Grazie per avermi ascoltato, arrivederci a presto.